Tatticamente, dov'è che il Padova ha vinto questo derby col Verona? Ma secondo me non è stato tanto tatticamente la gara, l'ottima gara disputata, ma bensì dal punto di vista proprio della personalità, del carattere e della volontà. Questa squadra sta crescendo e deve crescere non solo tatticamente, ma anche dal punto di vista della personalità. Mi sembra che stiamo facendo dei buoni passi avanti, ma come ho detto anche giovedì e poi ho ripetuto venerdì sera, dopo la gara già a Castellammare di Stabia si sono visti dei miglioramenti anche sotto questo punto di vista. E un'impressione sull'ottima performance di Raimondi? La squadra ha fatto una buona partita tutta, quindi sia quelli che sono partiti dal primo minuto e quelli che sono entrati dopo. In fondo noi abbiamo sempre detto che cerchiamo di fare la buona prestazione e quindi chi scende in campo sono quelli che magari durante la settimana hanno dato qualcosina in più rispetto magari agli altri, oppure visto che la nostra squadra sta lavorando molto bene e sono in tanti, magari la partita prevedeva certe sostituzioni, certi cambi rispetto magari ad altri. Mi sa, nel primo tempo sulla fascia sinistra soprattutto abbiamo trovato parecchie difficoltà perché Gomez teneva Renzetti praticamente fisso dietro. Era una cosa che si aspettava questa, infatti la prima volta che Renzetti è andato sul fondo poi è arrivato il pareggio di Farias, insomma. Ci sapevamo che i loro due esterni d'attacco così avrebbero tentato di tenere i nostri esterni bloccati. Secondo me a sinistra in parte ce l'hanno fatta, ma era sufficiente qualche inserimento per poter far male a Verona. Invece a destra potevamo essere più bravi a sfruttare, secondo me, le uscite fatte con grande senso tattico da Legati. Invece siamo stati lì, abbiamo peccato un poco di coraggio, perché qualche palla giocata un pochettino più veloce avrebbe fatto sì che avremmo sfruttato in maniera migliore la fascia di destra. Adesso in vista della gara col Vicenza ci sarà un po' da ripensare il centrocampo perché i nazionali partono, insomma. Beh sì, dalla fase del campionato che siamo sempre alle prese con qualcuno che manca o che non c'è o che non sta bene, quindi diciamo che sono abituato e siamo abituati, quindi troveremo comunque una buona quadratura anche per la partita di domenica, che è un altro derby oltretutto, e quindi una partita che ha ancora delle prerogative e un fascino particolare, visto che i derby hanno sempre quel qualcosina in più rispetto magari alle altre partite. Però da parte nostra è la solita gara che c'è in palio tre punti, quindi va affrontata nello stesso identico modo, con la stessa personalità, la stessa determinazione. Per caso ho sentito il presidente nelle ultime ore che non era allo stadio venerdì, gli ha detto qualcosa in particolare? Sì, beh, il presidente è molto presente sempre, quindi è molto vicino alla squadra, molto vicino a noi dirigenti, perché praticamente l'anima di questa società è lui, quindi tutto ruota intorno a lui, tutto si muove condizionato dalla sua passione per questa squadra.